Cara, devo dirti una cosa. Sei maschilista. Abbiamo già iniziato? Sì, sì, sì. Eccoci. Bentornate. Benvenuta alla seconda puntata del podcast Cara sei maschilista. Se ci state sentendo vuol dire che abbiamo superato le critiche. Il primo test, siamo sopravvissute e siamo qua un'altra volta per parlare di tutto quello che ci fa incazzare. E ringraziamo voi e la Dia, perché abbiamo deciso che non è Dea ma è la Dia. E bene, bentornate. In questi giorni abbiamo pubblicato sulle stories un'indagine con la foto del programma che stiamo utilizzando per fare il podcast, per capire se riuscivate ad indovinare che cosa stavamo facendo. Beh, le risposte sono più o meno vicine, quindi ci hanno detto YouTube, però non siamo ancora pronte per farci vedere le nostre belle faccine su YouTube. A parte il lavoro che c'è dietro, già fare l'edizione di audio è già difficile, fare il video è ancora peggio. Sì, diciamo uno step alla volta. Avete detto un programma di radio, alla fine un podcast più o meno la stessa cosa, quindi siete arrivate abbastanza vicine. Comunque bentornate. Io direi che possiamo iniziare con la polemica senza troppi giri di parole, che dici? Eh sì, molto pratiche. Sì. Ah, comunque io sono Irene. Ah, io sono Teresa. E questo è il podcast di Cara sei maschilista. Cara mia, siediti che arriva la polemica. Allora, io non so te, ma quando vedo certi commenti sulla pagina mi viene il prurito alle mani per rispondere, ma ho promesso a me stessa di non litigare più su internet e su Facebook, perché tanto non cambia niente. La gente che scrive queste cose su internet non vuole ammettere l'errore o non vuole discutere, vuole solo gridare e urlare. Comunque, avendo visto e letto certi commenti, abbiamo anche deciso di parlare di questo tema di oggi. Io inizierò a leggere un po' di vignette che abbiamo messo sulla pagina sul tema di oggi, che presto vi sveleremo. Per esempio, non avete mai sentito parlare una donna che dice: con i colleghi maschi si lavora meglio? Sì, classico. Cara, sei maschilista. Oppure: non mi piace lavorare con le donne, sono troppo invidiose. Cara, sei maschilista. Quindi, quando mettiamo queste vignette sulla pagina, l'obiettivo non è discutere se questa cosa viene o non viene detta, piuttosto un po' perché succede. Sotto queste vignette ti posso leggere alcuni commenti che hanno messo? Ok, sì, andiamo. Anche se non vorrei arrabbiarmi, però sì. Per esempio, non dirò i nomi di chi l'ha scritto, comunque: io più che altro ho sempre preferito gli amici maschi, perché molte donne in amicizia sono competitive o invidiose dell'amica. Faccio davvero fatica a trovare amiche donne che non mi invidino i successi o che non si sentono in gara con me per qualsiasi cosa, uomini, carriere, eccetera. Innanzitutto, brava per l'autostima, perché sei top. Io questa autostima non ci sono ancora arrivata. Poi c'è l'altra persona che dice: il problema è che non si riesce a fare amicizie con tante donne, perché spesso queste ultime sono tremendamente maschiliste e quindi ci si scontra. E non lo so se voi avete già capito, comunque il tema della polemica di oggi è la competizione, la rivalità fra le donne, e da dove nasce questo principalmente, no? Perché, come dicevo prima, non stiamo dicendo che non esiste questo, però l'obiettivo sempre di una vignetta non è dire: ah no, con me non è così o con me è così, ma anche chiederci un po' perché succede, da dove arrivano certi comportamenti, perché che esistono, no? Tu che ne pensi? Sì, allora, secondo me la competizione tra le donne esiste ed è inutile negarla, anzi va ammessa, capita e combattuta. Io credo che questa competizione è completamente correlata alla struttura patriarcale della nostra società. E adesso vorrei condividere con voi dei pensieri che ho avuto mentre mi preparavo per questa puntata, facendo delle mie ricerche e tutto quanto. Io sono partita da lontanissimo, io non so te. Vediamo, perché abbiamo fatto delle ricerche un po', ognuna ha fatto la sua, e anzi, guarda, ho fatto anche fatica a trovare degli articoli in italiano che parlassero di questo, domandandosi perché. Tanti gli articoli che parlavano, più che altro dicevano: eh sì, le donne sono invidiose, eh sì, le donne sono in competizione,
come difenderti delle altre donne, sì, cose di questo genere. Sì, invece sì, noi vorremmo andare un pochettino oltre, giusto? Sì, io ho iniziato a pensare alle società classiche, quella greca e quella romana. Cavolo, sei andata lontana. Sì, sono andata lontana perché cazzo è una roba che veramente è in tutta la storia occidentale. Quindi io parlo di loro perché ovviamente sono la culla della nostra società contemporanea, la nostra occidentale, e mi sembrava un punto giusto di cui partire pensando all'idea di democrazia e filosofia nati in quel periodo, eccetera. Beh, quelle società erano patriarcali, fin qua nessuna sorpresa, e le donne non erano considerate nemmeno cittadine. Il loro status era il più vicino a un oggetto, una proprietà dell'uomo. Ma il mio punto è che per me la competitività tra le donne risulta dal patriarcato, perché ci sono stati negati per migliaia di anni i mezzi di sopravvivenza. E secondo me questo è proprio il punto fermo della cosa. Nel senso che le donne dipendono degli uomini e quindi esatto, devono competere. Devono competere tra di sé. Per dire, non c'era permesso lo studio. E questo secondo me è stato lo strumento di dominanza più forte di tutti, perché io come uomo posso studiare, divento più colto, più conoscenze, e tu donna sei ignorante non solo come individuo ma tutta la tua classe, per cui per me uomo risulta molto più facile continuare a dominare, a occupare posti di potere e preservare i miei privilegi. Ok? Ci è stato poi negato di lavorare, ovviamente come una conseguenza di questa cosa, e le donne che dovevano proprio lavorare avevano condizioni orribili. Per tutto ciò l'unico modo di ascendere socialmente era il matrimonio, sì, e le uniche armi possibili per accapare l'uomo più ricco o qualsiasi uomo, perché l'uomo era l'unica fonte di rendita che una donna poteva avere, era competere con le altre donne, perché tu dovevi essere la migliore, dovevi essere la più bella, sì, e quindi non è una competizione fra chi è la più brava a, che cavolo ne so, a cantare o chi corre più veloce, no, è legato alla sopravvivenza. E quindi diventa ovviamente una cosa più viscerale. Sì, poi questa cosa dalla quale sei partita, io ci sono arrivata un po' dopo, nelle favole scritte principalmente nel secolo XVIII-XVII, no? Da uomini, che però raccontano un po' quello che succedeva nella società, che è esattamente quello che hai detto, che alla fine l'unico modo che la donna passa ad esistere nella società è dopo che diventa moglie, sposa. Che cosa raccontano le favole? Normalmente, se iniziamo a pensare nelle favole che leggiamo da quando siamo bambine, raccontano proprio la storia di diverse donne che sono in competizione per un principe azzurro. È sempre solo uno, questo sì, povero Cristo, sì, no? E l'unica persona che riesce a vincere questo premio, diciamo così, è la più bella del reame alla fine, sì, e tutte le altre o diventano animali o muoiono o succedono sempre cose orribili a tutte quelle altre che sono brutte, cattive, false, che hanno provato in tutti i modi a fare del male all'unica donna degna di essere scelta dal principe. Perché poi secondo me c'è anche questa cosa. E secondo me abbiamo raggiunto un punto in comune molto interessante, che è la figura maschile sia nella realtà che nella fantasia come la soluzione della vita della donna, come l'unica opzione per la felicità e per la sopravvivenza. Per la sopravvivenza e anche per essere riconosciuta come un essere umano degno di vivere, diciamo così. Raccontato sia nella vita reale e nelle favole. Non lo so se tu hai altri punti da questa epoca, però diciamo che quando ho iniziato a pensare nelle favole, però ok, queste favole sono state scritte veramente tanto tempo fa, un'epoca che veramente sposarsi era l'unico modo di esistere nella società come donna, però se pensiamo bene, iniziamo a guardare anche a elementi culturali, i film di Hollywood, che cosa raccontano alla fine? Esattamente la stessa cosa, ma quanti migliaia di film che vediamo che sono le due donne che devono competere per l'uomo e che tutto finisce nel matrimonio di quella bella e brava, continua ad esserci la stessa cosa, ma anche nella vita reale. Quante volte abbiamo sentito dire quella lì è diventata zitella, oppure ah, è povera, è bruttina, nessuno la vorrà, oppure se non fai questo, se con
questo caratterino non troverai mai un marito. La mia nonna usava un'espressione che la ruba mariti. Ma sai che anche la mia nonna mi diceva sempre: quella lì è una ruba mariti, sì, stai attenta, sì, guarda che se non sei brava vieni pure e ti ruba il fidanzato. Ma che cazzo di assurdo è? No, infatti. E in più c'era anche la storia, mi ricordo la mia nonna anche, guarda, la mia nonna è nata nel 21, comunque mi diceva: non fidarti mai delle tue amiche donne perché sono lì pronte a rubarti il marito. Sì, come se fosse il mio bene più prezioso di tutti, che già lì è discutibile. E due, come se veramente le donne non facessero altre che cercare uomini, specialmente quello da altre donne, perché si sono con altre donne vuol dire che sono speciali, che sono validi, che per sono qualche validi motivo, per, sì, per qualsiasi cazzo di però motivo. Posizioniamo questa cosa, diciamo, nei giorni di oggi, no? Obiettivamente non è che la donna esista soltanto se si è sposata, oppure se è un uomo o se è un marito. Le cose sono molto cambiate, le donne oggi lavorano, sono indipendenti economicamente, però tutta la società d'intorno e la media e l'arte e qualsiasi forma di comunicazione continua a rinforzare questo concetto, no? Sì, sì, ma sicuramente continua a rinforzare, perché è proprio quello che stiamo dicendo, che la cultura di massa continua a rinforzare questo concetto. Però è proprio lì che ci dobbiamo domandare: ok, ci raccontano questo da quando siamo piccole, però ha ancora senso? Veramente l'unico posto che vogliamo occupare nella società è quello della moglie? No. Non credo che neanche chi pensi che le donne siano competitive possa, esatto, pensare a questa cosa. È già una cosa scontata. Il problema è riuscire a sganciarci di questa cosa e di essere più amica delle altre, senza il pregiudizio di chi, no, questa qua sicuramente mi incula e mi frega perché è nel suo istinto, nel suo DNA. Dobbiamo capire veramente che questa cosa non è vera. Sai, una cosa che ho pensato adesso è che in questi casi l'uomo è il premio a essere vinto, ok? Ma anche quando lo vinci non è che sei proprio calma, tranquilla, perché le favole finiscono lì, no? Siamo felici per sempre. Esatto, però in realtà, cioè, nella vita reale la moglie deve avere sempre un occhio aperto, perché ci sono sempre queste troie che vengono chiamate, sì, così, e le rubamariti che ti viene a rubare il marito, come se il marito non avesse nessuna responsabilità. Quindi il fallimento o il successo del rapporto viene responsabilizzato solo alla donna, sia lei, però, la moglie che l'amante, capito? Però, come se lui non, attenzione, fosse niente. Perché secondo me c'è la colpa di rubare il marito, però alla fine uno dei punti che ci ho ragionato in questi giorni è anche il fatto che, come se la possibilità di scelta fosse sempre dell'uomo, nel senso che l'uomo che decide chi è la donna che ha lo standard giusto per lui, quindi la donna deve essere la più magra, la più bella, la più brava, deve rispettare tutti, sempre disponibile, gradevole, diciamo, essere intelligente però non troppo aggressiva quando parla, sì, ma non arrogante, intelligente ma non troppo ambiziosa, ma non troppo, perché, esatto, sennò, appariscente ma non volgare, no? Bella ma non appariscente, con un bel corpo ma non volgare. Come se veramente la scelta di stare con qualcuno fosse solo dell'uomo, no? Quindi è l'uomo che va a scegliere la donna perfetta per stare con lui. Quindi la competizione un po' si pone a partire dal punto che l'altra rappresenta di più questo parametro, più di te, e quindi tu non avrai più nessun valore perché non sei più degna di essere scelta da quell'uomo, sì, lì. Però a partire dal punto anche che iniziamo a ribaltare questa cosa, sì, e diciamo che anche noi scegliamo, nel senso che, okay, tu non mi trovi bella, sono troppo volgare, sono troppo aggressiva, però magari anche io non ti trovo bello, certo, anche io non ti trovo. Quindi quando iniziamo anche a smontare questo potere che l'uomo ha sulla scelta di chi dovrà stare insieme, cioè come se stessi scegliendo un pacco di pasta al supermercato, che ne so. Sì, ma che poi lui è attivo nelle decisioni quando conviene a lui, nel senso, mi conviene scegliere la donna che voglio, perché loro sono lì passive, perché ovviamente le donne che ci provano
non sono degne, le donne devono certo. essere assolutamente passive alla corte dell'uomo, sì. ok? Però quando c'è la situazione moglie e amante, lui è il poverino che è stato sedotto da questa donna qua, come se lui perdesse la sua capacità di scelta e fosse tutto colpa della donna. Quindi sia il fallimento che il successo dei rapporti è in mano alle donne, quindi o la donna, tipo la moglie, ah, se il tuo marito ti ha tradito vuol dire che tu non sei stata abbastanza disponibile, sì. vuol dire che tu hai fallito, tu non hai visto che tuo uomo era troppo stressato, oppure era la colpa dell'amante che era troppo sexy, era irresistibile, l'uomo non ci ha capito falsa, più un cazzo, è stata invidiosa, quindi è andata a cagare tutti quanti, come no, dico sempre, non... perché non è possibile che l'uomo è super smart, sveglio e capace di prendere le decisioni solo quando gli conviene. Sì, e poi si comporta come un bambino quando arriva la donna che non resiste, dai, esatto, non siamo neanche più animali. Non, la colpa no, esatto, la colpa non è mai dell'uomo. Quindi ovviamente. Proprio un punto della situazione è come, ok, tutte le donne sono false, invidiose, vogliono fregare le altre. Tenete un po' questa idea in testa, faccio una pausa. Vai. Poi, non lo so se ti è mai capitato, però a molti di noi è capitato nel periodo dell'adolescenza di dire: ma sì, io preferisco avere amici maschi perché loro sono molto più fighi. Ero io. Io da adolescenza sì, ero proprio quella. Io sono fighissima perché io vado in giro solo con i maschi. Sì, esatto. Vado in giro con i maschi perché loro non sono futili, perché loro sì che fanno le cose fighe e tutte queste cose. Le altre donne sono pettegole, non mi piace stare con loro, sono false, tutta questa cosa. E quindi che cosa succede? Ci si avvicina ai ragazzi pensando di essere molto fighe, no? E poi arrivano anche i complimenti da questi ragazzi: ma sì, con te sì che ci divertiamo, perché tu non sei come le altre ragazze. Come le altre ragazze, come se fossi un cazzo di sì, complimento. Tu sì che sei diversa, esatto. no? E lì tu ti senti la figa, perché speciale, speciale ecco. perché sei stata scelta pure da un gruppo di uomini, amici tuoi, e che ti hanno detto: no, tu non sei come le altre. Però, cioè, se ci fermiamo un secondo e pensiamo: ok, tu non sei come le altre, che cosa vogliono dire con questo? Veramente stanno facendo un complimento a te, oppure ti stanno dicendo: guarda, tutte le donne del mondo fanno schifo, esatto, tu non sembri come loro, tu assomigli agli uomini, esatto, e quindi tu sei figa, esatto. Cioè, alla fine, nel senso, non è che stiamo dicendo tipo: ok, se tutte le donne del mondo fanno schifo, veramente ti consideri così speciale che tu sei la salvazione? E essere la salvazione vuol dire non assomigliare a niente che rappresenti una donna? Esatto, è assurdo. Sono due problemi giganti. Uno, che diciamo con tutte le lettere del mondo che l'uomo è più figo. Uno, essere uomo è più figo e le donne fanno schifo. E due, è proprio dividerci. E vado a un altro concetto che ho pensato. Anche questo è un strumento di dominazione, perché se tu vai a leggere qualsiasi libro sulla guerra, dicono dividere per conquistare, no? Ah sì, certo, è più facile mantenere la dominazione, ecco, se dividi le persone. Senza contare che, questa era una cosa che comunque stavo pensando anche di arrivarci dopo, però ho detto che hai detto, io dico una cosa che ho pensato: chi sta dominando, che cosa fa anche? Conquista all'interno delle persone che devono essere dominate, quelli che li stanno vicini, li conquistano e li portano vicino alla figura dominante, all'oppressore, possiamo chiamarla come vogliamo. E perché questa figura si avvicina all'oppressore? Perché l'oppresso si avvicina all'oppressore? Perché in qualche modo si sente speciale. Certo. Pensa: ok, io avrò qualche vantaggio avvicinandomi a questo oppressore, però sempre oppresso sei, eh? Sì, cioè, sempre hai, io non sono come queste capre, in realtà sì. Io sono fighissima. E è un problema gigante. E ragazzi, per favore, non venite nei commenti del post a dire: ma non tutti gli uomini sono cattivi, l'oppressore, dominante. Dicendo che gli uomini, almeno la maggior parte, faccia questo tipo di cosa con cattiveria, coscientemente, ci mancherebbe altro, perché sennò veramente saremmo nella merda fino al collo. Sto dicendo che sono dei concetti così profondamente installati nella società che facciamo quello che è sbagliato anche senza accorgersi. Certo.
Sì, alla fine, infatti, tutto questo discorso della competizione femminile è importante non negarla, non dire che non esiste. Però quando iniziamo a farci tutte queste domande, iniziamo a capire che alcune cose non hanno senso, perché se facciamo un po' il giro di tutto quello che un po' abbiamo detto, no? Diventiamo false, cattive, invidiose, riconosciamo questi aggettivi, diciamo, come parte dello stereotipo femminile. Quindi ci allontaniamo di questo stereotipo prendendo la parte degli uomini. A partire dal punto che prendiamo la parte degli uomini e stiamo ripetendo lo stesso stereotipo che abbiamo appena confermato, quindi è come se avvicinassimo a loro per essere salvati in qualche modo di questo stereotipo che noi stessi avevamo creato per noi. Però siamo sempre donne, quindi anche se tu non ti vedi all'interno di quello stereotipo, ci sarà un'altra donna che ti guarderà e che anche lei si sentirà speciale dicendo: no, io non sono come le altre donne. Quindi chi sono queste altre donne alla fine, no? Io mi chiedo, perché se tutte quante diciamo che le altre donne sono invidiose, false, eccetera, ma non siamo mai noi, chi sono? Quindi forse prima di giudicare in questo modo potremmo anche cercare di capire che se c'è una donna che vediamo che si comporta in un modo contro le donne, invece di dire no, io non voglio essere amica delle donne perché sono invidiosa, sono così, sono cosà, non lo so, magari possiamo anche provare ad arrivare a questa donna e dire guarda, cioè invece di metterci una contro l'altra e se ci parliamo vediamo che magari abbiamo più cose in comune che cose che ci dividono, non lo so. O inviate il link di questo podcast a loro, c'è sempre questo. Sì. Ho la pagina anche. Quello che anche vorrei aggiungere a questa polemica, che sicuramente ci venite a dire: sì, però c'è anche la competizione fra gli uomini, anche loro sono competitivi. Però sì, loro sono competitivi. Però esiste anche una cosa che è molto importante per parlare di questo, che è uno stereotipo e che è una visione strutturale e diffusa di che le donne sono competitive, le donne sono invidiose, scusate per la ripetizione ragazzi, però è un po' quello. Invece faccio un esempio per cercare di spiegare quello che sto dicendo. In un ambiente di lavoro un uomo fa lo stronzo con qualcuno, fa un gioco sporco, solitamente che cosa dice? Lui è uno stronzo e tutti se la prendono con lui perché è stato uno stronzo. Invece se una donna fa qualcosa del genere, la prima cosa che viene naturale è dire: vedi come le donne sono? Sono tutte delle stronze. Quindi la questione della competizione femminile è diventata quasi una regola, uno stereotipo difficile da superare. Invece quando succede con un uomo viene visto come il singolo uomo che si è comportato in questo modo, non è considerato un'idea generale. Quindi questa è la differenza, per quello magari abbiamo più in testa che le donne sono competitive e che gli uomini no. Invece a partire dal punto che riusciamo a distruggere questo stereotipo, no, disfarlo, iniziamo un po' a concentrarci su la donna che ha fatto la stronza, quella singola donna, e quel singolo uomo che ha fatto lo stronzo, e quindi togliere un po', diciamo, la regola generale. Allora, bene che sei arrivata a questo punto del lavoro, ho pensato anche un po' su quello. Ovviamente siamo partite da lontanissimo, alle donne romane addirittura, ma adesso parliamo un po' di noi. C'è la competizione nel lavoro perché secondo me non siamo ancora molto presenti. E quindi sembra sempre come se ci fosse spazio per solo una. Sì, c'è solo un posto. Esatto, e quello è il problema. E adesso racconto una storia personale. Io sono entrata in questa azienda in un ruolo basso e c'era una ragazza che era sopra di me nello stesso reparto. Noi eravamo le uniche donne, ok? Pensa che tutta la parte manageriale dell'azienda, tutto il corpo direttivo dell'azienda sono tutti uomini e forse una donna, ok? E quando sono entrata io avevo più esperienza di lei, però lei aveva più tempo di azienda. Ovviamente aveva una seniority più alta di me. Lei mi vedeva assolutamente come una minaccia, non siamo riusciti ad instaurare nessun tipo di rapporto e io mi sono tirata un po' indietro perché avevo già queste idee più chiare in mente. E quindi ho detto no, lascio il suo spazio, no? Io non ho mai voluto il suo lavoro, anzi io sono andata a fare una roba completamente diversa. Lei è uscita dall'azienda prima di me e io non sono andata a cercare la sua posizione, ok? Quindi succede spesso. E dopo mi hanno raccontato delle persone che sono entrate ancora dopo di me, altri ragazzi, che lei diceva:
a tutti chi io volevo la sua posizione, che non mi piaceva che io avessi rapporti con altri colleghi perché mi vedeva come questa minaccia qua. E è una cosa completamente infondata, è una cosa completamente basata su questo stereotipo che, cavolo, io sono l'unica donna in questo riparto qua, si entra un'altra donna, per forza la devo mettere, sì, devo buttarla via. Ma questo è senza lei, da qua partirebbero anche discorsi della rappresentazione femminile e in altri posti della società, che, sì, che questo è tema per un'altra puntata, però credo che questo sia essenziale, che poi alla fine è molto legato a quello che dicevamo prima, no? Che c'è solo una possibilità. Invece c'è anche un'altra cosa molto legata a questo. Gli uomini sono abituati comunque a una competizione per le posizioni del lavoro, per esempio, ma che però non è che sia l'unica posizione, esatto, e che se tu non ce l'avrai non ci sei nel mondo, non esisti. Esistono diverse posizioni, poi c'è la sana competizione, diciamo, per arrivarci. E però non è che uno muore, perché dopo c'è la posizione di fianco e quindi sono diverse posizioni da essere occupate. Invece la prima cosa è che da piccole le donne sono insegnate ad essere comunque gradevoli in qualche modo, quindi la competizione è anche una competizione che non può essere dichiarata, perché tu non puoi essere ambiziosa, tu non puoi essere quella che vuole arrivarci, però tu vedi quel posto lì e quindi anche la forma di competere è diversa, molto diversa, perché non puoi neanche dimostrarti arrogante o dimostrarti competitiva. Però la dinamica si è creata, perché se in 1000 posizioni una è una donna, se in 200 presidenti della Repubblica abbiamo una donna, è quello l'unico posto che c'è. Adesso mi viene in testa anche in altre cose, per esempio, voi avete mai visto quando in TV succede qualcosa e ci sono due donne in una situazione? Per esempio, mi è venuto in testa adesso Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl. Era il mio esempio, amica! Siamo in sintonia, vai. Ti ho interrotto. Vai. No. Comunque, tutti quanti a paragonare: ah, ma Shakira doveva essere lì, Jennifer Lopez non doveva essere lì, eccetera, eccetera. Loro sono lì insieme, non c'è un posto, ci sono due posti. Oppure chi è la più bella, oppure in altre situazioni. Il giorno dopo non vedi gli articoli dicendo: no, sono stati fighissime, cazzo, hanno spaccato tutto. No, è sempre: chi è la più figa delle due? Guarda che Jennifer Lopez ha più di 50 anni. Ma dai! No, infatti è stimolato da tutti questa cosa. Io stavo per arrivare anche su questa parte del show business, perché è una roba veramente vergognosa. Per dire, Madonna, ok? Quante volte non hai visto una nuova cantante pop intitolata La Nuova Madonna? Come se esistesse solo un posto nel mondo del showbiz per la superstar. Non è che ci possono essere 1000 stelle femminili, no. Deve essere una. Tu non senti mai John Bon Jovi super preoccupato perché ci sarà il nuovo Bon Jovi. No, ci sono, sfornano questi cantanti in 1000 e loro hanno il loro spazio. Perché le donne non possono avere il loro spazio? Oh, ma sai perché? Perché le donne hanno una data di scadenza. Sì, c'è questo, e comunque la presenza femminile dà fastidio quando non è relegata a quella unica cosa che dovrebbe sorridere e essere bella. E anche lì mettono in paragone, perché ci deve essere la velina bionda e la velina amore. Perché cioè, pure se ci sono due bionde, qual è la bionda più bella? Cioè, ma chi esatto. se ne frega? Cioè. Ma però immaginate, ragazzi, immaginate veramente tutta la vita tutti questi che messaggi fastidio. Che ci arrivano ovunque, cioè dal libretto delle favole, della TV, del film, della nonna che ci dice che non possiamo fidarci delle migliori amiche, ma anche Meghan Markle e la Kate Middleton. Sì. Chi veste meglio, chi è la più educata, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? No, infatti, sono anche sposate con non uomini diversi, cioè non ci tocca. Cazzo. Però è un paragone continuo. Sì. E se andiamo veramente a pensare in tutte queste cose, sì, capisco quando diciamo faccio fatica a fare amicizia, perché è molto difficile riuscire a percepire ogni singola sfumatura di tutta questa radice, che alla fine è un po'
una radice che comunque ci ruba anche tanta energia per tutte le altre cose, se sì, vogliamo dire. Ci fanno entrare in tutte le amicizie con donne con un piede nella sì, sempre sfiduciosa, esatto, in cioè, quell'area di sfiducia, comunque di avere dei dubbi. Invece di questa cosa magari parleremo anche in un'altra puntata, però invece sì. È la sorellanza, che non vuol dire che io devo amare tutte le donne del mondo, però vuol dire riconoscermi come donna e essere comunque solidale alle altre donne che sono nella mia stessa posizione, che affrontano gli stessi problemi e che quindi abbiamo tanto in comune. E dopo magari facciamo una puntata apposta per certo, questo. Secondo me ne vale molto la pena. Non lo so se ci sono altre cose che vuoi parlare della competizione, se vogliamo passare ai suggerimenti. In realtà c'è un sacco di cose, però ovviamente non è che possiamo stare qua 5 ore. Sì. Vi dico solo, ragazzi, allora pensateci molto bene la prossima volta che volete commentare sulla pagina. Guarda, io sono completamente d'accordo con voi, ma le donne sono le prime a parlare male. Le peggiori nemiche, esatto, delle donne. Le prime a parlare male di altre donne, le prime a non avere empatia. Cioè, respirate, è vero, speriamo di aver fatto capire da dove arriva, qual è l'origine di questa cosa. E combattiamola, cazzo, perché sì, affrontiamola proprio di petto, perché quando vediamo proprio in faccia da dove arriva, capiamo che siamo nel 2020, non ha più nessun senso di esistere. No, no. Credo che ogni volta di più, se stiamo insieme per questo, ci sarà più spazio per tutte e quindi ci sarà sempre meno necessità della competizione fra di noi, perché ci deve essere lo spazio per tutte. Ognuna di noi ha un talento, ha delle capacità che non devono essere tutti la più bella del reame, insomma. Esatto, e la nostra competizione deve essere per avere più posizioni di lavoro, in posizioni buone, in posizioni che oggi ci sono solo uomini e ci concedono solo 1/2 post. Quindi è quello per cui noi dobbiamo competere, e non ha senso buttare via energie con competizioni inutili tra di noi su chi ha i capelli più belli, sì. Cioè, dai. Vabbè. Quello ci sarà anche nella puntata. Andiamo di pressione avanti. Estetica. Sì, andiamo avanti. Va bene, è ok, prossimo quadro. Cara, ti racconto una bomba. Adesso arriviamo alla parte dove vi raccontiamo un po' di cose che ci sono piaciute, libri, film, profili Instagram o tutte le altre cose collegate al tema della puntata. Posso partire io con il mio suggerimento? Certo. Ok. Allora, vi voglio parlare di questo film che è del 2017, che si chiama In Between. La traduzione in italiano è stato Libere, disobbedienti, innamorate. È un film di questa regista Maisalun Hamoud, che è una regista araba-palestinese di Tel Aviv. E io ho avuto la fortuna di conoscerla perché ha fatto la presentazione di questo film in un cinema qua a Milano e dopo c'è stato un dibattito. È molto 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 bello. Che cool sei. Sì, che cosa. Ah, è stato veramente molto carino perché, vabbè, a parte la gente che faceva le domande imbarazzanti, che io mi volevo uccidere e buttare dalla finestra del teatro dove è stato presentato, però... domande razziste, delle cose terribili, però vabbè, non parliamo di questa presentazione. No, già il femminismo è già troppo per noi, sì. In una puntata. Praticamente la cosa più bella di questo film è che parla di donne partendo da donne, quindi da una visione femminile del mondo femminile, e ovviamente in una situazione, in una posizione geografica molto specifica, che è quello della vita delle palestinesi che vivono a Tel Aviv, e sono 3 amiche. Con 3 personalità completamente diverse, che vivono dei drammi e delle gioie e delle cose completamente diverse nella loro vita, e che sono sempre solidali una con le altre, senza giudizio e senza pensare che perché tu non sei come me, perché tu non pensi come me, perché c'è quella che è più religiosa, c'è quella che invece fa l'avvocato e quindi è molto sicura, indipendente di sé, c'è quella che ancora non sa che cosa vuole della vita,
però si trovano sempre in questa amicizia e in questa cosa di una supportare l'altra, perché c'è l'affetto e perché c'è il rispetto. E quindi io veramente super raccomando questo film, si chiama Libere e disobbedienti innamorate di Mai Salon Hamoud, credo che si trovi online. Lo serve anche a me perché io non lo conosco. No, è molto molto bello. Leggo solo velocemente quello che dice la regista: la mia generazione non può convivere ancora a lungo con i codici obsoleti della società patriarcale e dello sciovinismo. È tempo di mettere le carte in tavola. Se continuiamo a nascondere le nostre paure sotto il tappeto, finiremo per inciamparci. E niente, questo è il mio suggerimento. Bene, buona visione. Il tuo? Allora, il mio parte da questo pensiero classico che ho avuto per questa puntata ed è un'indicazione per chi ha voglia di allenare l'inglese. Quindi purtroppo tu devi sapere l'inglese, perché si tratta di un podcast di una ragazza canadese. Lei, se non sbaglio, è laureata in letteratura classica e lei fa questo podcast che è bellissimo e si chiama Let's Talk About Myths, Baby, che parliamo di miti, baby, e lei racconta le storie della mitologia greco-romana a modo suo, quindi lei è femminista, ha degli spunti molto ironici, molto acidi. Mi avevi parlato già, sì, io sì, non sì. ho mai avuto l'briga di ascoltare. Sì, lei è bravissima, quindi lei ti racconta questa storia, però dà i suoi spunti personali e fa morire dal ridere, è molto 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 bello. Quindi lei parla di come Giove è un pezzo di merda perché abusa sessualmente di qualsiasi persona, parla di come la vita delle donne nelle società classiche era una merda, è bellissima. Come si chiama? Let's talk about myths, baby. Let's talk about myths con la Y. Esatto, baby. E lo potete trovare. Baby come la serie di Netflix. Sì, 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 esatto. Esatto. E la puntata che voglio indicare specificamente è la puntata che lei racconta il mito di Aracne e della Medusa. Perché praticamente loro sono andati in competizione con la dea Atena e è andata malissimo, ecco. Quindi parla proprio di competizione fra donne, lei fa dei commenti molto speciali su questa puntata. Figo. Secondo me è una roba figa per Beh, secondo cosa. Me siamo state bravissime questa volta nei suggerimenti. I nostri compiti questa volta. Vedete che siamo più preparate nella seconda puntata, no ragazzi? State con noi. Vabbè, passiamo al prossimo quadro allora. Sì, sì, dai. Ok. Carissima amica, vieni qui e raccontami tutto. Questo è il blocco in cui leggiamo le mail che ci inviate, quindi inviateci per favore, sennò tutto sarà compromesso. Allora Irene vi leggerà una mail. Sì, sì, è una testimonianza di quelle che arrivano nella nostra pagina. Siete sempre molto partecipi dei nostri canali social e quindi inizierò a leggere, poi vediamo che cosa diciamo. Ciao cara, vorrei sapere se possibile dai tuoi lettori lettrici più lettrici cosa pensano di questa vicenda. Ieri sono stata a pranzo dai nonni del mio ragazzo con cui sto insieme da 7 anni. Eravamo noi 4. Dopo pranzo il nonno e il mio ragazzo erano in salotto a guardare la partita ed io e la nonna in cucina a preparare il caffè e a mettere in ordine la cucina. Ovvio. Ovvio, no? Fra parentesi ha messo pure lei, ovvio, no? Io non mi sognerei mai di mettermi a discussione o fare dei discorsi a due persone anziane, che tra l'altro sono dolcissime e davvero mi trattano come se fosse una loro nipote. La cosa che mi ha colpito è che la nonna mi ha fatto discorsi su come ci si comporta in coppia. Ai 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 ai. Del dovere delle donne di compiacere il marito sempre, sia a letto che fuori dal letto, senza tenere conto della stanchezza, della poca voglia che potrebbe esserci qualche giorno e dei problemi personali. Quindi deve esserci sempre tu donna per il tuo uomo, secondo la nonna. Mi ha poi espresso la sua preoccupazione relativamente al fatto che io sto attraversando un periodo molto difficile e quindi la mia situazione, fra virgolette, ha messo lei, e di conseguenza la mia poca disponibilità
avrebbero potuto avere effetti negativi sulla mia relazione col mio fidanzato, il quale avrebbe potuto andare a cercare altrove ciò di cui un uomo ha bisogno. Certo, vi giuro, ragazzi, è quello che c'è scritto. Perché lui non può tenere, cioè, ovvio. Vabbè, è ovvio. Io non me la sono sentita di controbattere, avendo di fronte una persona davvero molto anziana che ha vissuto tutta la vita comportandosi e ragionando in un certo modo. La cosa che mi ha scosso di più è che, nonostante io la pensi in modo radicalmente diverso, mi sono sentita davvero turbata da tutto ciò, fino a mettere per un nanosecondo soltanto alcuni miei pensieri e i miei comportamenti in dubbio. La sera ne ho parlato anche con il mio ragazzo per confrontarci. Secondo voi, perché mi sento turbata arrivando a mettere in dubbio cose che, in cui credo fermamente? Allora, lei non ci dice che cosa ha detto il ragazzo, che era la cosa più importante. Quindi, secondo me, cara amica, partiamo, da dove partiamo? Io voglio dire che hai fatto benissimo a non litigare con la nonna, perché ovviamente con la nonna non si litiga, e tu devi spendere la tua energia, secondo me, con le persone che sono o coetanee o più piccole di te, che possono capire queste cose. Sì, un pochettino sì, più grande ci sta, esatto, pure, però mettere, cioè, a litigare con la nonna su queste cose, cioè, a un certo punto, secondo me, la gente non cambia più. No, sì, esatto. Non ha senso, cioè, se, andare a litigare. Sì, quello sono completamente d'accordo. Però, amica, la cosa che magari dovresti chiederti, e che è una cosa che abbiamo detto, sì, anche nell'altra puntata, è perché il tuo ragazzo, invece di essere in cucina con te, sì, a fare il caffè, è seduto col nonno a guardare la partita, sì, perché capisco che i nonni possono trovare qua il problema normale. non è la nonna il problema, esatto, assolutamente, esatto. Quindi capisco che i nonni siano abituati così, perché sono nati nel 1930, esatto, e quindi hanno vissuto un'altra epoca. I nonni, nonni, perché se poi, sì, verranno a commentare, né la nonna né il nonno hanno sbagliato, perché è della loro generazione, sì, così, ed è, secondo me, inefficace andare a, sì, discuterne. Però il ragazzo che rimane seduto nella sua poltroncina, bello comodo, no? Invece di venire in cucina ad aiutarti, è lì, c'è un problema. Lì l'energia ne vale la pena. Anche perché, secondo te, avrebbe avuto spazio la nonna a parlarti di queste cose che sono ovviamente invadenti, inappropriate, se il tuo ragazzo fosse in cucina con te? Esatto. Lui che deve alzare il culone e andare a fare cose che dovrebbe. Punto. Capisco che ti sei messa in dubbio. Ah, io credo a queste cose, però ascoltando lei, ascoltando le altre persone della mia famiglia, è normale che ogni tanto ci mettiamo in dubbio, perché ovviamente non sono cose scontate ancora, purtroppo. Però sappi che hai ragione. Sì, hai ragione, ragazzi. Non esiste che tu devi mettere in secondo piano i tuoi desideri, o se non hai voglia, o se hai i cazzi tuoi, perché se no lui cercherà altrove. Perché se apri un precedente del genere, cioè, che cosa sei? Una bambola? Esatto. Sei una persona con gli stessi diritti di avere voglia e di non avere voglia, e se ci sono dei problemi fra di voi, voi ne parlerete, discuterete, però non esiste che ti metti in secondo piano solo, certo, per fare un piacere a lui. Certo, cioè, e poi no, lui non è un animale, infatti, lui è un essere umano, ha la coscienza, non è la un sensibilità, cane. E se non ha la sensibilità, un'altra volta ti chiede, amico mio, cioè, dov'eri? Esatto, dov'eri? Lui deve capire, e se cerca altrove vuol dire che non è che, sì, che è una persona, la persona giusta, non sta in piedi questa roba, no. Vabbè. E va bene, io direi che per oggi siamo arrivati, forza, già una certa, sì, possiamo concludere la puntata qui. Io direi che, come prima cosa, scriveteci, diteci che cosa va e che cosa non va in questo podcast, siamo pronte per ricevere le peggiori critiche possibili, siamo forti e non desisteremo di questo podcast, quindi scriveteci anche sui nostri social, siamo Chiocciola Cara Sei Maschilista su Instagram, Chiocciola Cara Sei Maschilista su Facebook, oppure la nostra mail carasimaschilista@gmail.com. Vogliamo dire, ma non promettiamo, che metteremo online una puntata tra settimana. Ci stiamo veramente organizzando per farlo, vogliamo che questo progetto sia ottimo, ci stiamo divertendo un sacco, sì, e speriamo che anche voi. Ci vediamo alla prossima puntata e niente, baci, abbiamo e una puntata, siete amiche, ciao, sì, ciao ciao ciao.
Ricordiamo che un accento straniero non dovrebbe essere motivo di imbarazzo, ma sì un segno di coraggio. Quindi aspettatevi alcuni neologismi da cara sei maschilista.